Ciao a tutti ragazzi e bentrovati a un nuovo streaming. Oggi qui per voi con due tavoli di 1,50, quattro tavoli di 1,50. Secondo problemi a avviare lo streaming, spero che ora ci sia riuscito. Vediamo. Andiamo al tavolo 1 con 10 KS, si può a volte 3-bettare. Questa volta ci vado in 3-bet. Vuol dire su 4-bet. Mentre al tavolo 3 con K-Dama suited. Folderemo sul per 5 di un giocatore che per ora ha giocato PFR7. Ok, siamo riusciti, sembra, ad andare in diretta. Premo il tavolo 3KK. Big blind è un'occasionale. Ci trebetta bottone, andremo molto standard in 4-bet per poi chiamare eventualmente un push. Oppo ci chiama, partiremo in c-bet, molto piccolo su questo board. Oppo calla. Credo che lo giocherò in 3 street. Chiameremo push, Oppo c'è anche la sua dama nel range. Non sarei felice, chiaramente, di vedere il push, ma così sarà. E andremo in push river. Team value. Faccio dama-dama, purtroppo. Ci è andata male. Vediamo T6 suited, se riusciamo a giocarlo. Apriamo il 6-6 al tavolo 4. T6 suited diventa un fold. Da questo board potremmo mixare un po'. Vado di check questa volta. Non un gran turn, purtroppo. E cercherò anche il turn. Rivaluteremo il river se vuole scacciare o meno. Cerchiamo. E buoni noi.
Notaro 2 con asso 5 di picche. Andiamo a isolarci sul limp, o ci proviamo quantomeno. Ok, open occasionale, contro occasionale andrò sicuramente in bet. Ci folda. E va bene così. Vediamo il Jack e Dama off al tavolo 1. Chiameremo l'apertura del cutoff. Hanno un board stupendo. Su size molto piccolo potrei fare call sicuramente. Apo checka. Checkerò il turn. E vale better arriva a sto punto. Ok. Di Carted, non ci sono al momento tavoli stupendi, onestamente. Intanto è che apro un nuovo tavolo, provando a chiuderne uno di quelli brutti. Vediamo un po' se riusciamo. Nel frattempo, apriamo tavolo 1 e tavolo 3. Tavolo 1 chiamerei 3-bet, deep stack come siamo. Vediamo che fa Oppo. Andiamo tra l'altro 3 dove 3-bettiamo un occasionale che apre per 4. Non mi piace molto che abbia aperto per 4, ma l'ho visto anche aprire per 5, quindi credo faccia size grosse e basta, semplicemente come giocatore. Andiamo al tavolo 2, dove abbiamo Dama-Dama. Vediamo se riusciamo a massimizzarlo, o se riusciamo a perdere i massimi. Entrambe le cose possono capitare quando abbiamo la Monster Hand, ovviamente. Ci andiamo a isolare, faremo grosso contro un occasionale. Su un board basso e connesso. Dopo ci chiama, cade la donna. Ci dà un po' troppa fold equity forse questa carta, quindi andrò a puntare piccolo. E Teen Shovel River con quello che resta. Ok. Devo provarci al tavolo 3 con 8 alto. Faremo foldare qualche asso alto a volte. Ma quando succede questo, ovviamente siamo sotto. Allora, un po' di azione. Al tavolo 3 abbiamo floppato questa bilaterale in un 3-way, farei check. Check call, anche se non siamo strafelici. Adesso è chiaramente un ottimo turn.
Vediamo se frizza l'azione. Se dovesse bettare ancora grosso il bottone non sarebbe un bello spot, sinceramente. Perché non credo abbia tante bet grosse qui che quelle qua di gioco bene con l'asso jack. River ovviamente è ottimo. Prendiamo la KJ. Toccherà. E farò grosso al river. Sperando che mi chiami l'occasionale abbastanza wide. Non lo fa. Andiamo al tavolo 2 dove abbiamo puntato con questa mano al flop. Però c'è ancora il turn. River interessante. Può essere un bluff a volte. Purtroppo polettata. Niente, niente, niente. Chiuderò il tavolo 1 per rimpiazzarlo subito. Ops, mi si è ora incasinato il layout, non benissimo. Allora, un attimo, che vediamo se riusciamo a saltarci fuori. Squadra al tavolo 3. Ok. Flop discreto al tavolo 3, se lo peschiamo. Non so che tavolo sia a sto punto, vediamo un po', salteremo fuori. Troppo è già finita, avevo floppato scala colore, però non è successo niente, quindi non è stato poi così interessante. Allora, questo è il tavolo 3. Questo per qualche motivo non si vede. Questo è il tavolo 1. E questo è il tavolo 2. Ok. Ci dovremmo essere forse ora. Dobbiamo modificare il tavolo 4, che non è questo. Il tavolo 4 è Colbran. Andiamo prima al tavolo 2, dove abbiamo floppato direi discretamente bene. È un board in cui checkeremo tanto, onestamente. 3 anche checkare range, teoricamente dovremmo checkare range qua sopra. Deep stack neanche, mi dispiace. Sul turn però inizierò a puntare questa mano. Brutto river, e brutti blocker che abbiamo. Non credo avere tanta fold equity su questo river. Però check back. Peccato. Di equity ne avevamo tanta. Allora, torniamo al tavolo 4. Che dobbiamo cambiare. È questo. Ok. A posto. Tavolo 4, andrò a fare una puntata al river contro questo giocatore con questa mano. Siamo buoni noi. E al tavolo 2 invece andremo a chiamare questa 3-bet all-in con anche un altro call in mezzo. Niente da fare qua sopra, ovviamente.
Andiamo al tavolo 3 dove abbiamo chiamato 3bet, cade questo board, farò check call. Io vi credo di poter chiamare anche il turn. River, non blocchiamo troppi bluff. Potrebbe anche essere un hero call. Chiamerò. Faccio da nonna. Era ovviamente polarizzato e questa volta ce l'aveva. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Brutto timing oggi con i reg. Andiamo al tavolo 1. Lo apriamo. Jack Dama suited. Ok. Nel tavolo 2 dove andiamo a chiamare l'apertura del bottone. Poi check back. A volte si potrebbe anche trasformare in blast a mano. Ma non è un board che possiamo però rappresentare tantissimi nut, quindi farei check, sinceramente. Chiameremo il turn. Ho bocciato TT, va lui. Andiamo al tavolo 4 dove chiameremo la cibet in BUB. Non un gran turn, possiamo probabilmente foldare se poi continua a bettare grosso con questa combo e questi blocker. Al tavolo 3 dove abbiamo Ace King. Andiamo a squizzare. Siamo pronti chiaramente a shovare su 4bet. Chiama soltanto oppo, ci metteremo flop. Non sei piccola. Non ho troppo info su oppo. Cicalla cade il 6 di picche. Oltre lo shove anche Sotar. Non è un push questa volta.
Sesta dama. Nice. Tavolo 2. Andiamo ad aprire. Volderemo free bet. Nel buon algoritmo. Floppiamo solo doppia coppia. Questo board possiamo avere diverse sides. Anche lower bet. Quello che farò qua. Ce la facciamo. Tavolo 1, riusciamo a giocare 5-7 suit, forse sì, limpa un'occasionale, limperiamo anche una più col buio. Non un gran flop, partiremo di check. Folderemo sulla bet. Abbiamo 2 KT, suit al tavolo 4, o suit al tavolo 3. Apriamo al tavolo 3. Tribet di Oppo. Folderò. Tribettiamo il K su Jax offsuite al tavolo 1. C col call 1 occasionale. Proviamo bene contro occasionale perché è un giocatore che gioca 80 di VPP, quindi c'è sicuramente tanti assi che battiamo nel range. Puntiamo. Ottimo il turn ovviamente. Continuiamo a puntare. Ok, andiamo al tavolo 2 invece dove abbiamo girato un set. Partiremo in c-bet. Ma torniamo subito al tavolo 1 dove abbiamo anche KK. Su 4-bet andremo in push. Forbe te, apriamoci 2 secondi e scioviamo. Faccio adesso K, vediamo se reggiamo. Reggiamo. Ci è andata bene. Oggi ragazzi stiamo prendendo e dando solo dei cooler. Una sessione varianzosa, una sessione in cui vincerà chi ha più culo, praticamente. Tavolo 1, prezzo buono. Abbiamo chiamato. Cade questo turn, punterò. Oddio, va bene anche il check in realtà. Chiameremo ora il turn. Ottimo river. Siamo noi. Asso K. Andiamo a rilanciare quell'occasionale nel piatto. Facciamo 5. Ci chiama subito. Vediamo che fa il giocatore lì. Ok, folda. Allora, un giocatore molto passivo. Il giocatore sul... penso a fare bet fold, vada bene, non prendendo tanti raise in bluff. Non mi piace bluffare il fiori, che blefferemo anche sul river. Ce la foldiamo. Peccato, peccato, peccato.
Ma contro un giocatore passivo mi piace fare quella linea. Ragazzi, stiamo prendendo e dando solo dei pull. Ok, abbiamo asso jack al tavolo 2. Si può anche foldare contro TG in realtà questa mano. Alle volte. Poi capita questo, foldiamo. Call for bet è un'opzione, ma non conosco il bottone, purtroppo. Andiamo al tavolo 4. Dove partirò in cbet contro reg. Chiaramente per chiamare raise. Chiameremo anche al turn, non bloccando praticamente nessun draw. Oppo checka. Quando Oppo checka ha un range polarizzato tra aria e valore forte, che credo puniremo meglio facendo una roba tipo questa. Ho un doppio raise. Ok, robe strane qua stanno accadendo. Faremo call. Cercheremo river, non so cosa sia accaduto, ma va bene. Ok, dopo tutto a caso, ci piace. Tavolo 2, apriamo l'asso 8 suited. Chiama il big blind. Siamo un po' deep stack. Ci metterei comunque questa mano qua sopra. Anche qui chiaramente un bad call. Oppo bet a lui. Non vedo troppi motivi per rilanciare, sinceramente. Farò call. Può anche fare raise, eh? Entrambe le linee vanno bene. Turn ovviamente buono. Punta, faremo di nuovo call. River credo sia un po' troppo attivo di bettare questa mano. È al limite, essendo comunque good kicker. Non di check. Aveva lotto in effetti. Andiamo a turno, abbiamo chiamato for bet, cade questo board. Partirò in bet contro missed. Interessante il K. Sinceramente non credo di trasformare la mano in bluff. Ora check. E river è sick. Questa può bet, non so quanto siamo mai avanti. Quando check è più interessante. Però che qui non vedo tante mani che mi chiamano da sotto in un forbettato. Asso X forse, ma potrebbe anche foldarmi. Lo cerco. Tipo c'è asso asso. Potrebbe andarci peggio. L'abbiamo noi ora, ce l'ha passato praticamente. Andiamo a trivettare.
Si prende un fallo, ma insetto. Buongiorno, io sono di Cash Game, fai altri lavori? Allora, io ho fatto il giocatore professionista per 8 anni. Ho fatto solo proprio Cash Game dal 2012 al 2020 circa. Negli ultimi 3 anni sto giocando part-time. E le mie altre entrate sono legate al branding show. Con corsi, coaching, rate pack e quant'altro. Più qualche altra piccola cosa. Però posso dire che ad oggi il poker non è più il mio lavoro principale, come lo è stato per tanto tempo. Toro 3, mettiamo flop, checkeremo turn. Adesso river tutto sommato. Devo chiamare. Faccio colore, ma non posso non chiamare. Exploit contro il fill medio. Ci andiamo a isolare con K-Dama. Andiamo a tavola 4. Torniamo a tavola 3. Andiamo a 8S. Ci troviamo sul limp. Oppo per ora è stato abbastanza rendevole post flop, quindi metterò. Ok, tavolo 1, abbiamo limp, un isolation, chiamiamo per inserirci nella festa. Purtroppo non un gran board, giro di check. Insomma, si può anche azzardare, miriamo molto sull'occasionale. Reg, non so quante money strong abbia qua. Cicalla, credo di dover comunque bettare sto river. E basta questo probabilmente. C'ha il cuori, chiaramente il cuori. Non ce lo folda, peccato. Se posso chiedere come mai ti sei stufato dopo tutti questi anni? Allora ti dico, da un lato sì, ma neanche troppo. Cioè, non è che il poker mi ha stancato, cioè mi piace giocare a poker ancora. Ciò che mi ha spinto a fare questa scelta qualche anno fa è il fatto che non mi ci vedo io a 40-50 anni a grindare per vivere. Ok? Quindi ho deciso, con più di 30, di iniziare a creare altre fonti di guadagno, prima che fosse troppo tardi. Appunto, è molto meglio mettere i piedi avanti, piuttosto che aspettare di arrivare a non potercela più fare e poi decidere che facciamo adesso. Okay, quindi molto banalmente ho voluto fare un lavoro di prevenzione. Non mi sono stufato ora, ma sicuramente tra una decina d'anni, probabilmente sarei arrivato al punto in cui o la stanchezza o l'essere semplicemente più vecchio mi avrebbe potuto frenare. Quindi in modo preventivo ho voluto iniziare a costruire qualcos'altro. Si è capito cosa sta succedendo con i canali che fanno live di poker? Anche io chiedo in che senso? Cosa intendi? Cosa è accaduto? Non compaiono più come canali che stanno streamando, almeno da mobile. Ah sì? Strano. Questo spiega perché non c'è nessuno oggi, infatti. Strano, strano, strano.
Da quando? Non ne ho idea. Però se è così, può darsi che Twitch abbia messo una regola in cui i canali che riguardano poker, gambling in generale non vengono spinti. Sarebbe una bella rogna quella, tra l'altro. Ma la notifica vi arriva, ovviamente, per chi era un follower, ovviamente. Vi arriva la notifica che sono andato live? Passo 10 off al tavolo 1. Non un gran flop. Oppo folda pure poco. Però check. Anche al turn. Secondo me questo è il classico giocatore che ci farà andare a showdown se siamo buoni. E quando betta foldiamo. Io ho difficoltà dall'iPad a vedere sia Show che Portative Poker. Pensavo fosse un problema mio. Ma che problema ti dà? Cioè, che difficoltà hai? Tipo, non lo trovi nei canali? Complotto. Sì. Cioè, che difficoltà state riscontrando? Così posso anche io provare a capire un attimino quale può essere il problema. O quantomeno indagare sul problema. Tavolo 4, asso dama off. Ok. Tiro di check. Cercherò anche a Tarna, tipicamente per fare check call. Credo che tante volte Oppo un over per me l'avrei puntato al flop. Chiameremo. E il jack al river lo blocchiamo anche abbastanza bene, quindi sarà un check call pure al river, verosimilmente. Purtroppo l'ha preso lui, quindi. Ahimè, ahimè, ahimè. Quando ce l'hanno, ce l'hanno. Ieri nel tardo pomeriggio. Ok. A me personalmente ha dato solamente un problema quando ho iniziato lo streaming. Appena l'ho attaccato mi ha detto che non andava bene la chiave di streaming e ho dovuto riavviare lo streaming. Però non mi ha dato altri messaggi di errore, problemi o cose varie. Su K andiamo ovviamente a tribettare, su 4bet potremmo sia chiamare che showare. Non ho tante info su Oppo, quindi andrei sul push diretto. Che credo sia la scelta con meno info più. Meno problematica. Tuttavia, Oppo folda, quindi tutti i nostri
Trip restano dei trip. E soprattutto, ragazzi, i problemi ve li danno solamente sui canali di poker o un po' su tutti i canali che seguite? Jax. Andiamo a tribettare. Anche questa mano su 4-bet può essere un push abbastanza standard in questa dinamica bottone piccolo grande buio. Va bene. C'è un altro tavolo bruttino, vediamo se riusciamo a chiuderlo per un altro. Tavolo 4, situazione interessante. Oppo ci ha cresato, decido di fare. Questa mano è strana, ragazzi. Se Oppo mi mette il river, shovo 100%. Tutte. Questo, ragazzi, è il problema di giocare aggressivi dove non dovete. Andiamo 9-9 al tavolo 4. Apriamo. È interessante il flop, non conosco molto Oppo. Un po' che mani, tutto sommato. Andrò in check questa volta. Chiaramente chiameremo il TAR in caso di bet. Cerchiamo. Non un gran river. Però credo di dover chiamare contro quando la mano è andata così, insomma. Ce l'asso. GG. Andiamo al tavolo 3. Dove andremo a sto punto a polarizzarci e puntare al river. Ok. Boh, secondo me è Twitch che perde pezzi. Avete pensato a streamare direttamente su YouTube o testare qualche nuovo servizio di streaming di quelli che stanno spuntando in concorrenza su Twitch? Ci abbiamo sicuramente pensato. Ed è un'opzione che potremmo sicuramente esplorare. Sia YouTube che l'altro che ho sulla punta della lingua non mi viene il nome. Quello verde, quello verde chiamiamolo. Ok,
Chiameremo il flop al tavolo 4. Mi aspetto tanta aggressione su questo K da parte di Oppo, che si è rivelato abbastanza aggro. Chiameremo sides. Strana. Oppo qui non è polarizzato lineare. Secondo me stiamo... Se chiamiamo stiamo perdendo. E non andrei a sciovare perché l'abbiamo visto... Cioè l'abbiamo fatto prima. E non vorrei che si mettesse a... Nice flop. Partiamo di bet. Chiama Oppo. Ok, don't bet sul 9. Strano. Faremo call. 10. Non è il top. Prima che side fa Oppo se bet. Non lo conosco, peraltro. Lo size è enorme. Troviamo anche foldare. Blocchiamo davvero poco del suo... value giocato in questo modo. Size piccola, potrebbe essere una blockbet con qualcosa su Jack. Dovrei chiamare una size piccola. Piccola intendo fino a 12 o 13. E solo se giocare un checkback è mio. Non... Ok, c'è la 3-3. Quindi tutto completamente a caso. Va bene. Va bene. Ci isoliamo, ci proviamo a isolare in un paio di tavoli. Interessante al tavolo 4 dove floppiamo questo combo draw. Parte un c-bet, dopo snappa. Snap folda. Capanam off. Lo apriamo. Niente. Andiamo al tavolo 1. Niente, torniamo al tavolo 2. Ci calla il bottone. Squizza il big blind e credo che mi piaccia anche lo squeeze qua. Lo squeeze o la forbet? Squeeze, c'entra niente lo squeeze. Nice, andiamo al tavolo 3 dove abbiamo checkato, cade questo, oppo check back. Credo di bluffare qua e vado anche grosso. Oppo ci chiama, cade questo nice river. Che andrò a verbettare. Che è una tavola 4, il buon algoritmo. Buio contro buio. Floppiamo una second pair. Oppo checka, checkerò back con questa combo. Tale interessante. Ci ricala un po' di equity. Chiaramente è brutto il fatto che sia un jack. Non vedo tanti motivi per puntare su questo turn, farò check back ulteriormente e vediamo sto river. Oppo betta, che dovrà chiamare sta size. Vinceremo molto poco spesso, ma il prezzo ci concede di farlo. Poi c'è infatti T-Jack.
Su YouTube rimarrà sempre il Reno, no? Adesso di Prime, però se non vuole paga comunque un abbonamento e consente di fornire un ecosistema di servizi molto più all'avanguardia. Twitch diventerà presto la Pippo, sai, piattaforma di streaming di sto passo. Se continua così, sì. Sì, credo che YouTube long term sia potenzialmente messo meglio, nel senso che chiaramente ha... non è così legato allo streaming soltanto, ed è uno strumento che usano tutti. Twitch non è usato da tutti, YouTube sì. Quindi ha molto più potenziale. Trovato questo giocatore corto, tripetta nulla, folderemo, non andiamo a regalare uno stack così a caso. Ci mettiamo al tavolo 2 con la nostra mid pair e un bad call. Ok. C'è questo Splend set Breezy che non è mai prima volta che arriva. E ha statistiche che sembrano molto da bot. Potrebbe essere un nuovo, chi lo sa. O magari ci sta seguendo. No. Però. Un giocatore sconosciuto che si presenta, multitabla. Ha la classica forbettina alta da bot, BBPFR. Simili. Metto l'etichetta del... Chiedo ai possibili bot. Floppiamo un incastro al tavolo 4. Oppo non è stato troppo combattivo finora. Quindi ci mettiamo. Credo che un 8 alto devo continuare pure al turn. Mi scivola spesso il river con questa combo, ahimè. Dopo non ci scivoli qua, ovviamente. E credo sia ok questa per bluffare. Nice. Tavolo 1, asso K, niente. Anche questo qua, che è aperto qua in alto, sembra pure lui un mezzo bot per ora. Gli indizi portano lì, diciamo. Te ridi, ma la vera Pippo sta su solo perché dà dei back assurdi e non ha mai fatto nulla per migliorare. Twitch fa la stessa cosa, distribuisce i prime per generare traffico, ma di base i mai meno V. Meglio fare selection su altri lead che hanno più occasionali. Può essere. Però sì, già, cioè, ti dico, P
Più volte abbiamo pensato di switchare un po' su YouTube. Ovviamente sarebbe fare, ideale sarebbe fare entrambi. Finché Twitch resta in piedi, ovviamente. Eravamo Jack e Jack al tavolo 1 e abbiamo pure Jack e Jack al tavolo 4, quindi poi vediamo quale di due si fa più interessante. Ci chiama piccolo buio qua adesso board, non ha tanti 4 nel range, forse 7-7. Ci mettiamo comunque al tavolo 1. Cade il 10. Credo che continuerò a puntare. E farò anche side cross. Ok, andiamo al tavolo 4, dove siamo finiti in un 3-way. Su questo board non posso davvero fare nulla se non check. Turn 10, siamo in un 4-way in realtà. Iniziamo a puntare al turn. Credo che tante volte i reg dietro avrebbero iniziato a puntare, e non credo che abbiano 10-10 così tanto spesso, quindi iniziamo a puntare un hyper value. Vediamo un po' che succede. Cioè, non credo che questo giocatore mi checki back 6-6 o 2-4-4. Può avere il 10. L'asso non ce l'ha tanto spesso, sono un asso x quadri quadri. Dovesse bettare, credo di chiamare. Ci sono dei draw bucati. Voglio bettare il 10 con quella sides. Strano. Strano, strano, strano. Sicuramente brutto in posizione, però. Però. Però, meglio così. Tavolo 1, 6-6. E tavolo 2, dama dama. Presunto bot apre, presunto bot trivetta, andremo a forbettare e gella noi. Chiaramente una volta che forbettiamo, difficile per noi fodare sul push. Forse potremmo fodare sul push dall'OR, ma non di questo che è 102 e che è già trivettato. Sarebbe un sick call. Peraltro il suo giocatore sta andando in timeout di continuo. Altro sospetto in più che potrebbe essere un bot, magari impostato un po' male. Su qualche dinamica. Sì, fa davvero schifo sto tavolo qua, adesso provo a cambiarlo. Tavolo 2. Si è aperto un tavolo, non so chi ci sia dentro, adesso lo scopriamo. Andiamo al tavolo 1 intanto. Chiama Button. Però 10 bet.
che se aperto un nuovo tavolo c'è almeno un occasionale nel tavolo, quindi lo giocherò. Chiuderò poi il tavolo 2. Vediamo se riusciamo già in realtà a fare un lavoro di fino. Coleville è il nuovo tavolo. Coleville, non lo vedo. Quindi andremo a fare altre cose. Andiamo a tavolo 4. Anzi, andiamo a tavolo 1. Niente. Quindi stiamo a tavolo 1. Mixerei con le 3-bet, andiamo in call stavolta. Avrò un S-flop. Partirei comunque di check call. Dovremmo chiamare questo turn in caso. Mi aspetto tanta aggressione da parte di Hop. E quando check... credo abbia senso fare anche una roba di questo tipo a volte. To call, ovviamente. Nice! Proviamo a rimettere il tavolo 2. Abbiamo fatto. Proprio a tavolo 2 abbiamo l'occasionale che ci fa una mini 3-bet. Andremo a chiamare se non forbetta il grande buio reg. Flop, quanto meno interessante. Oppo check, non credo bilanci troppissimo. Andiamo a bettare. Chiaramente un bet fold. Quando Oppo fa call è un po' sick sto spot, perché da un lato chiaramente possiamo provare a applicare pressione contro alcuni giocatori, ma dall'altro non lo conosciamo. Potrebbe essere una calling station o... non foldarci roba che speriamo ci foldi. Quindi vado a fare così. Ottimo il river in realtà, perché battiamo anche Jack e Jack adesso. Che può fare parte del suo 3-bet call. Quindi credo di chiamare sto river in realtà con capo alto. Ce l'ha su. Non so se cliccare o studiare un po', un consiglio. Beh, dipende tanto dal mood che hai. Se sei in mood di giocare, gioca. Se invece non sei così... ispirato, datti allo studio. O viceversa, a volte ho anche periodi in cui sono ispirato a studiare proprio. Però in questi casi dico sempre di seguire il nostro mood. Andiamo a puntare al tavolo 2, abbiamo floppato questa mano qua in un limpato, faremo grosso anche al turn. E su questo video farò check call, perché non penso di avere tanti call da sotto, ma sicuramente può avere di qualche bluff. Può avere anche fiori fiori purtroppo. Ma può avere 8x. Può avere roba a caso.
Odio vederlo fare sta size. Davvero brutta. Non so però se posso foldare bloccando anche il 3-4. Probabilmente no. Chiamiamo. C'è quella. Ahimè ragazzi. Ahimè ragazzi. Un po' sick strano. Ma più interessante. Partire in bet. Apo calla. Pro check. Check anche al river. Tu call tipicamente. E niente, ragazzi. Mi sta palleggiando di brutto sto occasionale. Gliele sto dando tutte le mani. Sto proprio dando tutte gliele stiamo dando. L'ultima però probabilmente era un fold. Bloccavamo davvero tanti di suoi draw, bloccavamo l'asso di cuori, l'asso. Quindi probabilmente l'11, quegli 11 potevo risparmiarli. Per il resto non ho. No regrets per il resto. Sto giocando pure con VPP 100 questo giocatore, quindi onesto. Che sono in run march in questi periodi, sono sempre lì con l'ansia se sbagliando qualcosa. Dovrei mettermi via che dovrei stare ai tavoli quando le schiaffi finché non passa. Tecnicamente sì, più che altro il discorso è che anche se stai sbagliando qualcosa, cioè anche nell'ipotesi in cui tu stia sbagliando qualcosa non c'è molto che puoi farci. Ok, perché non puoi saperlo, cosa stai sbagliando, non puoi sapere cosa di preciso correggere. E l'unico modo, l'unica cosa che puoi fare, l'unica scelta che hai è di continuare a giocare, banalmente. E poi, studiando, migliorerai ovviamente eventuali errori che fai. Poi, chiaramente, come sempre, può essere anche solo run. Tavolo 4. Andiamo a interpretare questo giocatore. Sta giocando un po' a caso, ora credo di chiamare se Shova, se Shack, lo mettiamo nei resti. Infatti, stavo giocando a caso. Ci va bene. Si era stancato. Ha detto basta poker. Ha detto basta poker per oggi. Asso K al tavolo 1. Asso K ci hanno volcato. Andiamo asso. Buon Kirano. Ci volcano pure questo probabilmente. No, non ce lo volcano questo. Peccato.
Proviamo Jack e Damesse al tavolo 1. Maniac da Small Blind, vediamo che fa. Ci ribetta, chiameremo in posizione su questo avversario. Board purtroppo terribile e ingestibile contro Maniac. Dovremmo semplicemente fare check hold. K-check al tavolo 3. Ci andiamo a isolare. Mossa del nonno? Eccola qua. Eccola lì. Eccola lì. Però ragazzi, un'altra decina di minuti, 10-15 minuti, poi mi metterò in sit out, a meno che non mettiamo lo stop loss prima. Non dovremmo esserci ancora vicini, però. Chissà, come dico sempre, in 10 minuti può succedere di tutto nel poker. Ripetiamo a poco orto, estremamente loose. Qua spererò un 4. Credo sia la mia chance migliore di vincere stamano. E così è. Andiamo al tavolo 3. Che fa il big blind, folda. K-dama al tavolo 2. Purtroppo il fish si è alzato. Non so se è lui. Non so se si è alzato e basta. Non è un gran tavolo. Stamattina non c'era un gran tavolo, ahimè. Va detto. In piccole porzioni stamane è un push in bluff GTO. Potrei farlo se ho parlato bottone. Ma holderei su big blind, mi call for bet eventualmente. Tavolo 4, siamo arrivati al turn così un po' a caso con scala. Andiamo, ci chiamo un po'. Nice. 10-10. Andiamo a tribettare. Che flop. Che flop interessante. Credo che farei check con questa combo. Questo sarà anche un check fold. Oppo check back. Non ho il K. Se vogliamo essere felici di qualcosa, farò check. River è buono. Però c'è anche qua comunque. Oh, poi c'era davvero nulla. Ma immaginavo. Non avrei fatto davvero. L'unica era che bluffasse. Punterò sulla donna turn. Chiameremo il Dama 6S, floppiamo top pair. Non conosco Oppo. Se fossi contro un reg, potremmo anche downbettare a volte qua. Non so, occasionale, se lo è, se lo è. Bel turn.
Shaquille, non mi dispiace come piano. S-Blade, andrei di Pottatina. Pottatina tattica. Ma andiamo al tavolo 3. Dove abbiamo floppato scala alta, molto bene con l'occasionale nel piatto. E dove abbiamo anche un redraw a colore, quindi direi che andiamo a fare... senza grosso. Con queste premesse. E su questo river andrò a fare una set piccola. Nice. Chiameremo al tavolo 4 la 3-bet. Purtroppo il flop ci dà ben poche chance di continuare. Andiamo al tavolo 3, dove apriamo questo 7-9 suited. Floppiamo un bel incastro. Siamo deep stack, partirei con questa c-bet. Assodama e asso 10, partiamo con l'assodama. Isoliamo l'asso 10, spero che non ci faccia ancora la mossa del nonno. O scorpione. Chiameremo l'asso dama sulla tribet. C'è un flop curioso. Su un terzo chiameremo. Villain check con questi blocker, credo che andrò a puntare. E credo che ci avrò sto river. S-played. Nice! Tavolo 1! Andiamo a chiamare a 4-bet e floppiamo discretamente bene. Dopo betta faremo check call. Discreto anche il turn. Sarà check call, check call, check call questa mano. C'è davvero nient'altro da fare. Purtroppo poi check, no, la sua capa è givappato, ma non avremmo vinto di più. Andiamo al tavolo 3. Partiremo di check call. Dovremmo farlo anche al turn, probabilmente. Vabbè, questo river. Però questa roba. Oh, purtroppo ho preso il jack, ma potrà andarci peggio. Andiamo al tavolo 1 e con Jack e Jack. Apriamo. Ci tribetta regno. 4-bet o crolla la tribet. Contro questo giocatore andrò a fare crolla la tribet. 4-bet a questo è un maniac, ma preflop ha 4-bettato davvero molto, molto, molto poco. Quindi in questa dinamica farò semplicemente un nitty fold, ragazzi. Vediamo che c'hanno.
Il fatto che c'è chi qua sopra è anche terrorizzante. Terrore puro il fatto che c'è chi lì sopra. Un maniac, non c'è che cibettare. Andiamo a tavolo 2, dove floppiamo questa mano media, farò check back al flop. Iniziamo a puntare al turn, un po' per team value, un po' per protection. Un po' folda. Andiamo a isolarci al tavolo 3. Oh, quantomeno a provarci. Tavolo 1. Apriamo, chiama Maniac. Ok, ci betterei perché comunque ha foldato 45 decibet, che è sufficiente per noi per ci bettare e prendere, fare soldi, personalmente. Con una mano che è difficilmente gestibile come check contro un Maniac. Check raise era un'opzione, forse ho preferito con qualche backdoor anche. Asso, dama di quadri. Andremo in 3-bet. E si può anche chiamare 4-bet in caso. Non accade. Andiamo a tavolo 4, dove squid è un giocatore con cui siamo molto deep stack. Farò call in posizione se folda l'original Razor. Floppiamo l'incastro. Bello. Call o raise, entrambe le opzioni mi piacciono. Quando poi check andrò in bet. Non so quanta fold equity ho su questa carta contro questo hop in questa dinamica. L'asso è brutto per noi in realtà. Farò check back sperando nel miracolo river, ragazzi. Quasi. E non credo di bluffare sta mano. L'abbiamo anche showato prima. Abbiamo un flow davvero brutto, non lo conosco. Potrebbe essere un occasionale. Ho paura che davvero abbia. Cioè, non credo che contro un presunto occasionale con cui abbiamo anche un flow aggressivo sia profittevole bluffare qua. C'ho Totto e. Quindi quello che avevo fondato, sinceramente. E trovo ragazzi in sit out alla prossima mano. Tavolo 4, floppiamo top pair. Good kicker contro un occasionale. Ci chiama. Ci trasformiamo in doppia coppia. Andiamo a bettare di nuovo. Ok. Andiamo al tavolo 2, dove ci isoliamo questa volta con K-Donna. Iniziamo a vedere com'è andata la sessione intanto, fino ad ora. Ci
Oggi è il 9 agosto. Abbiamo fatto 3 stack. Se c'è qualcosa che non avrei mai detto è quist. Pensavo di aver fatto break even, forse ho vinto uno stack. Sicuramente non posso averne 23. Meglio, meglio, ci piace. Vi condivido anche il grafico. Troviamo qua su All Tables. Eccolo qua. Vi siete persi verosimilmente le primissime mani di sessione. Questo stavo impostando i tavoli, ho fatto un paio di stack. Uno stack e mezzo circa. Anzi, neanche da grafico ho fatto meno in realtà. Ho fatto... sì, quasi un paio di stack. Poi abbiamo andato un po' male, quando è iniziato lo streaming, poi abbiamo ripreso. È stato tutto molto bene. Soddisfatti, soddisfatti, soddisfatti. Mi piace farne delle sessioni così. Pure sopra i V, perfette. E nient'altro. Direi che ci siamo ormai, no? Come dire, manca solo il tavolo 1, che però mi sa che... sì, siamo assistiti adesso. Quindi ragazzi, vi ringrazio per essere qui, nonostante il bug di Twitch, quindi siete stati in pochi. Ma ahimè, non c'era altrimenti. Vi ringrazio. Alla prossima stream, che sarà, credo, venerdì. Ciao!